Ho tirato fuori questo impasto dal frigo e tenuto a temperatura ambiente 2 ore. È un impasto che ho fatto ieri sera con la farina tipo 2 e con un'idratazione di oltre il 70%, intorno ai 75%. E, bene, ora vado a fare il primo giro di pieghe. Molto, molto bello questo impasto. Ho usato la farina di Artena, dei fratelli d'Emilia, è una farina semi-integrale. Ok, lo vado ad allargare e faccio il primo giro di pieghe a 3. Sigillo bene così. Ok, ecco qua. Il primo giro è fatto, una leggera pirlatina. E lo copro con la stessa ciotola. Lo tengo adesso all'incirca mezz'ora, almeno mezz'ora. A dopo. Bene, passata la mezz'ora, vado a fare il secondo giro di pieghe. Metto un pochino di farina, ma pochissima. E faccio il secondo giro. Ok, si vedono già le bolle dei gas, i gas di lievitazione. Pirlo un pochino. Ok, ed anche questo secondo giro è fatto. Copro, metto un po' di semola sopra, pochissima, e poi copro di nuovo e aspetto ancora un'altra mezz'ora. Adagio sul cestino e lo metto girato con la chiusura sopra perché io poi andrò a ribaltarlo, quindi lo giro. Nel caso invece mettete la carta forno sotto, la chiusura la mettete sotto. Ok, metto ancora un po' di semola e adesso lo chiudo e lo tengo al caldo a lievitare. E poi vi farò vedere anche il pane una volta lievitato e infornato. A dopo!
Ed ecco il mio pane cotto dopo all'incirca 50 minuti. Vi ringrazio della visione, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!